No, mi fa un po' specie vedere queste immagini. Mi colpisce perché posso essere arrabbiato, posso essere cose, però arrivare a queste scene, insomma, mi sembra un po' troppo. Forse vi fa più male che bene. Senz'altro fa più male al settore. Chi ha visto questa immagine pensa che noi siamo qui senza mascherine, che ci vogliamo far sia che il contagio. Non è così, non è così. Ci sono delle persone che non c'entrano niente neanche nella ristorazione lì, ma tantissime. Secondo me il 50% non c'entra niente. C'è gente che si diverte anche andare a protestare, perché c'è gente che non capisce niente neanche di ristorante e sono lì a protestare, gridando libertà, libertà, libertà di cosa. Noi non ci identifichiamo in queste persone violente, non è questo il modo, però mi rendo conto che la gente è esasperata. Ci sono le cose da pagare, le tasse da pagare, cioè senza che ci sia il lavoro, cioè tante cose, siamo esasperati, questo è il risultato. È un domino che continua a proliferare nelle città, ad ammalare le città, a renderci più cattivi. Quelle immagini è proprio la cattiveria che viene fuori, ma bisogna tentare di sarcarne. Io adesso sto tirando io questo perché sto svuotando il locale, perché la mia intenzione è di chiudere veramente, di chiudere perché non ne posso più, perché qui si continua a pagare, lo Stato non ci aiuta, non ci dà niente. Noi qui eravamo in 6 a lavorare, sono rimasto solo io e mia moglie mi dà la mano. Mia moglie ha perso anche lì il lavoro e quindi mi sta dando una mano in questo locale qui, che siamo qui da 1971. Io vedo tanta disperazione e mi dispiace veramente tanto, perché so perfettamente che cosa si prova rimanere ore in negozio e non vedere nessuno. I ristoratori non sono negazionisti, non hanno bisogno di causa pound per fare il loro lavoro, non hanno bisogno di altre forme di violenza per fare il loro lavoro. I ristoratori hanno bisogno soltanto di avere un po' più di chiarezza, non abbiamo bisogno né di, scusami il termine, marchette politiche né di altre cose.